La Madernassa è una varietà di pera originaria del Roero, che i contadini locali apprezzano per la sua fragranza e per l'esaltazione aromatica data dalla cottura, sia nel vino che al forno. Nascosto fra le viti e i frutteti a ovest di Guarene, c'è un resort che glorifica questo frutto con un ristorante stellato, con annesso orto per verdura di stagione e una serra con oltre 200 varietà di erbe e fiori commestibili. Un bistrò, un hotel de charme, una piscina e un parco didattico di 25.000 metri quadrati. Cominciamo dai miei nonni, in realtà, perché tutto parte da lì. Sono stati una famiglia di agricoltori, lavoravano le terre degli altri, fin quando poi mio nonno, prima di sposarsi, ha preso la prima cascina conto lavoro terra. Cresciuta la famiglia, sono nati mia mamma, mia zia, mio zio. E poco per volta hanno comprato loro i capi di qualche capo di bestiame, facevano qualche formaggio che andavano a vendere nei mercati regionali vicini, e poi si sono trasferiti ad Alba con mia mamma e mia zia, che nel percorso di studi sono diventate commercialiste, entrando poi nel mercato immobiliare, di cui la Madernassa, prima ancora di essere un ristorante o un resort, è stato un investimento immobiliare, una cascina che aveva sicuramente una gran bella posizione, comprata inizialmente per mio nonno, nel senso che siccome in Altalanga cominciava a diventare difficile andare tutti i giorni a vedere l'orto, perché poi era una passione, mio nonno, come ogni buon agricoltore, due conigli, due galline e tanto orto. Poi giustamente è invecchiato anche lui e quindi ci siamo chiesti cosa fare anche di questa cascina per metterla a rendita. E da qua nasce appunto la Madernassa, il concetto della Madernassa. Prima osteria, poi andando avanti nel tempo si è liberata un'occasione immobiliare qua accanto che ho acquisito io in questo caso, e ho fatto l'hotel, e poi una volta che in concomitanza abbiamo cambiato lo chef, è arrivato il primo chef che voleva puntare alla stella, quindi abbiamo fatto crescere da una parte il ristorante, dall'altra l'hotel, per portarli entrambi a livello, e poi abbiamo unito tutto sotto il resort La Madernassa. L'innovazione per me vuol dire aggiungere sempre un qualcosa che non c'è ancora, dare un servizio nel migliore dei modi, qualora esista, trovare il sistema di farlo performare, portarlo alla sua massima espressione, e questo per me è un po' il concetto di innovazione che ritengo debba essere un po' presente ovunque per quello che riguarda il resort o quelle che possono essere le attività che mi competono. Allora, Royal Rabbit, un coniglio stile francese, in questo caso utilizziamo un coniglio grigio di Carmagnola, che è un presidio slow food, sì. Ripieno al suo interno con acciughe del Cantabrico, pomodoro confit e melanzane, questo coniglio ripieno. Questo coniglio, il grigio di Carmagnola, è un presidio slow food e la carne è molto più delicata e pregiata del coniglio, quindi rimane più gustosa, più tenera, e è un altro modo di mangiare il coniglio. Etica, ben prima che si parlasse di sostenibilità e tutto quello di cui oggi purtroppo tanti si mettono in bocca senza realmente fare qualcosa, l'etica verso la natura. Oggi c'è un grosso problema, tutti si lamentano di non avere le risorse umane, si lamentano che le persone non hanno più voglia di lavorare. Questo però deriva un po' dal fatto che non c'è stata un'etica corretta nei confronti di chi lavora.
come il discorso di appoggiarsi, di far lavorare tutte quelle che sono le piccole realtà artigiane e contadine che circondano il territorio, perché ce ne sono tante e purtroppo vengono fagocitate da grosse aziende che diventano sempre più grosse e che però automaticamente fanno perdere tutta quella biodiversità aziendale delle piccole imprese, che invece è fondamentale. Il tutto è coniugato con un'inclinazione all'ecosostenibilità, in cui nulla viene sprecato. Quello che facciamo sotto, diciamo, è quello che ne proviene da qui, il coniglio dei grigi di Carmagnola. Solo il carré non te lo vendono, devi comprare per forza l'animale intero. Quindi le spalle e cosce andiamo a fare giù, dei piatti al bistro che possono essere un coniglio di schitana, un tonno di coniglio per rimanere nella zona. Però fatte con della materia prima di altissima qualità. Certo. Prendiamo degli agnelli qui, degli agnelli interi, degli agnelli, non prendiamo solo la costata, quindi spalle e cosce andiamo a buttarle in preparazione in piscina, come sono agnelli arrosto. Senso di comunità. Io credo che chi ha la fortuna di avere successo ha anche l'onere di preoccuparsi di chi magari ne ha avuto un po' meno e condividerlo in un qualche modo, o cercare di spianare un po' quella che può essere la strada, di lasciare qualcosa di tangibile. Valorizziamo il territorio oggi, okay. La riserva di Alta Langa di Ettore Germano. Appunto, Sergio è stato uno dei primi, tra i primi, diciamo, nella zona di Seralungo, comunque zona del Barolo, a puntare sul metodo classico. Okay. Quindi 15 anni fa ha trovato questi terreni in zona Ciglie, quindi sui 600 metri di altitudine. Lui ha piantato Pinot Nero, Chardonnay e Riesling, appunto dei vitigni che hanno bisogno di altitudini elevate per preservare al massimo la sua acidità. Questo è un blanc de blanc, quindi 100% Chardonnay. Okay. Una parte viene fermentata in barrique, quindi dura, sì, più complessità, e l'altra parte invece è solo acciaio per preservare al massimo la sua freschezza. Sì, sì, sì. 72 mesi sui lieviti, padosè, quindi non è dosato, è tutto bello verticale, molto, molto fresco e con una bella sapidità anche. Okay. La trota del torrente Vesio, quindi verso Mondovì, un agriturismo, un'agritrutta che fa questo allevamento in un torrente, quindi selvatico, dove ci sono delle barriere nel torrente. I pesci possono anche scappare, perché c'è la probabilità che c'è una percentuale che vanno via, però loro hanno fatto questa scelta di allevarli proprio nel torrente stesso, con delle deviazioni, con delle piccole barriere, ma come se fossero in natura, c'è molto spazio, l'acqua molto ossigenata e la qualità poi se la si vede nelle carni, no? Che sono molto diverse da una cosa normale. Il ristorante ha collezionato una serie di premi, non ultimo quello di miglior ristorante in Italia, secondo Food and Travel, oltre alle stelle Michelin, ottenuta la prima con il cuoco Michelangelo Mammoliti, e ora confermato con il nuovo condottiero in cucina, Don Giuseppe Del Rigo dall'Agro Atellano, coadiuvato dal fratello Francesco. E quindi un bel giorno partiamo, andiamo in Svizzera a prendere un caffè a Zurigo e conoscere lo chef Giuseppe Del Rigo, che aveva espresso l'interesse palesando che se avesse dovuto tornare in Italia sarebbe tornato per noi. E io entro in questo locale, mi sono bastati quarto d'ora, 20 minuti di chiacchiera per capire che avevo a che fare con una persona che era mossa dalla passione come noi. Dopo tutto il percorso di studi che ha fatto, lui tra l'altro è diplomato in scientifico, poi ha fatto l'ALMA, poi è andato all'estero, ha cominciato a lavorare presso grandi case per finire poi alla Maison Tuagro, dove è stato per 7 anni a stretto contatto, finendo come secondo chef di Michel Tuagro, e quindi grande percorso da parte sua, e la volontà di volersi riunire con suo fratello Francesco, che anche lui percorso ALMA e grandi chef in Italia e all'estero, per fare gli ultimi suoi 7 anni alla Maison de Corée. Quindi due grandi scuole differenti tra loro, con la volontà di riunirsi. Le camere, immerse nel silenzio e nel verde, sono arredate in maniera contemporanea ma sobria ed equipaggiate al meglio. La colazione è servita al cospetto del paesaggio collinare dei vigneti che decorano l'orizzonte al di là del nastro d'asfalto che separa il Roero dalla Langa del Barolo.